primo maggio a Torino, qual è il valore quest'anno alla luce della riforma sul lavoro? La legge sul mercato del lavoro degli effetti li sta producendo, però il lavoro soprattutto c'è o non c'è a seconda di come l'economia muove, e quello che dobbiamo fare è mettere in campo tutte le strategie e le politiche per tornare a far crescere investimenti in grado tale da creare lavoro. Il precariato non è diminuito, anzi è aumentato sia tramite i voucher sia tramite i rapporti lavoro a termine. Non hanno abolito le collaborazioni e in più hanno precarizzato l'unico rapporto di lavoro che era stabile, che era il tempo indeterminato, determinando la libertà di licenziamento. Quindi adesso tutti sono precari. Sulla scissione scrivete tutele per tutti. Cosa hai da dire a Renzi, al suo governo, che dice di aver esteso le tutele a tutti col Jobs Act? Noi gli vogliamo dire che non ci accontentiamo degli 80 euro, non ci accontentiamo di essere precari per tutta la vita e di avere un contratto per 6 mesi senza alcun tipo di tutele reali, e che noi richiediamo delle tutele reali, un lavoro non gratuito, non sottopagato e riconosciuto, quando invece alla nostra età abbiamo dei tirocini gratuiti post laurea, abbiamo degli specializzandi che vengono sfruttati, abbiamo dei praticanti non riconosciuti. Noi siamo qui perché vediamo con tutto quello che sta succedendo che a noi non ci pensa nessuno, stanno mettendo mano alla riforma. Parli della riforma sulle pensioni? Certo, sto parlando della riforma pensioni, dicono che la stanno modificando, comunque ci sono delle voci, che non si permettano di modificarla in peggiorativo per noi precoci. Noi siamo quelli che hanno iniziato a lavorare a 15 anni, noi siamo stanchi, vogliamo riprenderci la nostra vita, visto che quando noi andavamo a scuola pagavamo le tasse per la maggior parte dei nostri politici, che ora che ci governano, li abbiamo mantenuti noi, abbiamo salvato l'Italia, dobbiamo salvarla sempre noi. In Italia continua a crescere il precariato, soprattutto in un settore come il giornalismo, che è importante, che sarebbe molto importante per una democrazia. È fondamentale per la democrazia e non è un luogo comune. Il precariato giornalistico è veramente una iattura, è una iattura che aiuta soltanto ovviamente i datori di lavoro, che non vedevano l'ora di avere schiere infinite di persone pronte a lavorare gratis, pur di vedere, pur di provare a raggiungere quel sogno che nonostante tutto il giornalismo, che è un bellissimo lavoro, continua a essere. C'è poco da ridere nei call center. È una condizione di appalti al massimo ribasso, è una condizione di sfruttamento. Questi appalti al massimo ribasso fanno sì che la competizione non venga fatta assolutamente sulla qualità del lavoro, ma esclusivamente sui costi. Siamo aperti 24 ore su 24, domeniche, festivi, e quindi c'è una situazione molto pesante per i lavoratori. A proposito del lavoro della domenica, è vero anche che grazie agli ultimi rinnovi dei contratti nazionali, CGIL e CISL, hanno concesso l'apertura tutte le domeniche. Su questo credi che bisogna fare un passo indietro, forse uno avanti verso i lavoratori? Sì, sicuramente. Cioè, il lavoro domenicale bisogna fare poi dei distinguo, che adesso magari non è il caso di fare, ma sicuramente bisogna ripensare il lavoro domenicale. Cioè, credi che anche il calo del conflitto sociale in questo paese abbia un peso sulle riforme che il governo è riuscito a portare avanti? Il calo del conflitto sociale è un effetto dei mutati rapporti di forza. Quando poco fa ho detto che nelle condizioni di call center sono condizioni di estremo sfruttamento, ti ho descritto una situazione in cui tantissimi lavoratori, pur di lavorare, accettano condizioni che magari solo 10-15 anni fa, ma anche meno di 10 anni fa, sarebbero stati inaccettabili. È difficile ed è realmente complicato fare conflitto sociale quando le condizioni sono queste qua. Il problema di fondo è che a partire dal 92-93, quando vennero varati gli accordi corporativi tra il governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, c'è stato un addormentamento continuo e complessivo del conflitto. Un grande esempio è quello che ci viene dalla Francia. Sta accadendo che milioni di lavoratrici e lavoratori nel vicino paese transalpino si stanno rivoltando contro la versione francese del Job Act, la riforma della loi du travail della ministra El Khomri, che riprende esattamente quello che si è stato imposto in questo paese, cioè il Job Act, la svalorizzazione del lavoro, la distruzione delle libertà e del reddito di lavoratrici e lavoratori,
Bene, lì la rivolta si sta esprimendo, è stato acceso un fuoco che noi ci auguriamo e che lavoriamo perché così sia, accenda tutta l'Europa. È evidente che qua bisogna ricostruire un circuito virtuoso di conflitto e di ricostruzione di un sindacato di classe. Io penso che c'è bisogno di sostenere i sindacati di base, ma c'è anche bisogno di riuscire dentro la CGIL ad aprire contraddizioni per riuscire a ricostruire un fronte unitario dei lavoratori, perché di questo c'è bisogno. Nonostante la pubblicità, lo sponsor che il governo e i media facciano al Jobs Act, i risultati sono tutt'altro che quelli ricercati. Aumenta la disoccupazione, aumenta la precarietà, anzi la precarietà diventa lo standard, viene legalizzata. Questo Jobs Act ha solo confermato la tendenza a legalizzare il lavoro nero, il lavoro illegale, sempre più contratti a tempo ultra determinato che non superano i 6 mesi, che non possono essere rinnovati, che si limitano a salari da fame, per i fortunati che riescono a ottenere un posticino a brevissimo termine. Noi oggi comunque naturalmente siamo scesi in piazza non con l'idea di fare una festa. Ti interrompo, ci sono delle cariche, scusami. Sullo striscione scrivete che è necessario, che c'è bisogno di resistenza. Poco fa la polizia senza alcun motivo ha spezzato il corteo in due, ha bloccato la parte dei centri sociali e il resto del corteo. Esatto, è vero, proprio così è successo. Perché molto probabilmente sul palco c'era qualcuno che doveva finire il proprio intervento e aveva paura che noi glielo disturbassimo, noi dei centri sociali. Noi che siamo genitori, noi che siamo lavoratori.